Vorrei lasciare un messaggio alla diocesi, al territorio, ai preti, ai cristiani, ma anche a tutto il nostro popolo. Invito tutti a vivere con coraggio, serenità e fiducia questa situazione di emergenza che ha creato e crea paure e smarrimento per la problematica sanitaria legata alla diffusione del coronavirus. Le misure adottate mettono in crisi le abituali dinamiche relazionali e sociali. La Chiesa che è in Italia condivide questa situazione di disagio e sofferenza del Paese e assume in maniera corresponsabile iniziative con cui contenere il diffondersi del virus. Attraverso i sacerdoti e i laici continua a tessere con fede la Chiesa, con passione e pazienza, il tessuto delle comunità. Assicura la vicinanza della preghiera a quanti sono colpiti e ai loro familiari, agli anziani, esposti più di altri alla solitudine, ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari, al loro prezioso ed edificante servizio. A quanti sono preoccupati per le pesanti conseguenze di questa crisi sul piano lavorativo ed economico, a chi ha responsabilità scientifiche, politiche e di tutela della salute pubblica. Non possiamo minimizzare o trascurare l'impatto di questa emergenza sul mondo del lavoro, artigianale, industriale, turistico e quanto altro. Ci auguriamo che le scelte politico-economiche vengano velocizzate con risposte concrete e immediate. Molti di voi si chiedono e ci chiedono cosa possiamo fare nelle nostre chiese o comunità cristiane in questo tempo. Anzitutto viviamo giorno per giorno le comunicazioni che ci vengono offerte e ottemperiamo con umiltà e con senso di responsabilità ai decreti dello Stato e agli orientamenti delle diocesi, delle Marche. Cercare di prevenire e garantirsi dal contagio è un dovere morale, non solo per la nostra persona, ma anche e soprattutto per la salute e il bene degli altri. Ognuno faccia la sua parte affinché il contagio sia contenuto. Ai giovani e ai ragazzi del mondo della scuola vorrei ricordare che questo non è tempo di vacanze prolungate, ma di impegno nello studio, a casa, in maniera individuale e con tutti i mezzi che la scuola stessa potrà offrire. Cari credenti, non saranno certo le mancate celebrazioni eucaristiche a cancellare in noi il desiderio di Dio. Questo desiderio deve piuttosto rafforzarsi e consolidarsi. In tempi di emergenza, questa privazione può rendere ancora più forte la dimensione contemplativa della nostra vita. Tutti possiamo valorizzare questa Quaresima, talora senza la celebrazione della Santa Messa, con le opere della penitenza quaresimale. La preghiera innanzitutto. Si possono creare spazi di preghiera in casa, da soli o insieme alla nostra famiglia. Momenti di ascolto della parola, leggendo e meditando un salmo o il Vangelo del giorno, magari utilizzando il sussidio predisposto dalla diocesi, o recitare il Santo Rosario, o ascoltare la Santa Messa in TV, per lasciare sempre più spazio a Dio. Non dimentichiamo che le chiese sono aperte per la preghiera personale e per accogliere le nostre suppliche a Dio. Il digiuno poi. La Quaresima, con il suo forte appello al digiuno, è tempo propizio per rinnovare scelte di coraggio, assumendo uno stile di sobrietà. Sarebbe inutile astenersi dai cibi se non ci si astenesse dal peccato. In questo modo il cristiano accetta la faticosa lotta al peccato e alla cattiveria, le invidie, le gelosie, i giudizi cattivi,
le rabbie coltivate nel cuore, i rancori, le divisioni. Terzo percorso, la carità. La Quaresima è tempo di più forte impegno di carità verso i fratelli. Non c'è vera conversione a Dio senza conversione all'amore fraterno, all'accoglienza dell'altro. Ricordiamoci bene, i poveri in questa emergenza non sono scomparsi, anzi, forse sono ancora più bisognosi del nostro aiuto. Anche se non usciamo di casa verso le parrocchie e le chiese, raccogliamo ogni giorno il frutto della nostra piccola o grande carità e a fine Quaresima la consegneremo nelle parrocchie. Questa situazione difficile potrebbe anche farci tornare la nostalgia, talora assente, delle nostre chiese e delle nostre liturgie e altresì farci accorgere in maniera più evidente di quanto bene si compie nelle corsie degli ospedali o case di cura da parte spesso di angeli anonimi, umili ma generosi e ricchi di umanità. Vi auguro, nonostante tutto, una buona settimana. E vi do la benedizione di Dio, a Lui benedice sempre, noi qualche volta siamo un po' strani e maldicenti, che ci aiuti a sentirci in pace e a dare comunque pace dovunque siamo, anche nelle difficoltà. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio Padre misericordioso conceda a tutti voi, come al figlio il prodigo, la gioia di ritorno nella sua casa. Amen. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore. Amen. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. E buona domenica a tutti.